È un giorno normale in ufficio e Vincent chiede allo stagista di portargli il caffè in modo piuttosto scortese. Pochi istanti dopo lo stagista lo fissa mentre lavora alla sua scrivania e improvvisamente inizia a picchiarlo con il suo portatile. Gli altri dipendenti trascinano immediatamente via lo stagista e Vincent viene mandato a prendersi cura delle sue ferite. In seguito, il capo dice che lo stress deve aver colpito il ragazzo e che non assumerà più stagisti. Spiega anche che la presentazione di un reclamo di solito non porta a nulla, ma propone comunque a Vincent di parlare con le risorse umane. Ma Vincent non ha problemi a dimenticare l'incidente. Quando torna alla sua scrivania, non può fare a meno di sentire che tutti in ufficio lo stanno osservando. La sera, Vincent torna a casa e passa un po' di tempo a cercare una potenziale fidanzata su un'applicazione di incontri. Scatta anche una foto del suo infortunio e la carica sui social media con una citazione per ottenere molti commenti di solidarietà. Il giorno dopo, in ufficio, Vincent sta lavorando alla sua scrivania, quando improvvisamente un collega gli afferra la mano e inizia a pugnalargli il braccio con una penna. Ancora una volta gli altri devono allontanarli e Vincent scappa immediatamente, facendo sì che l'aggressore riacquisti lucidità. Più tardi, dopo che un medico ha applicato una fasciatura al braccio, sia lui che l'aggressore si recano in sala per discutere dell'incidente, portando con sé un video registrato da un collega con il proprio telefono. L'aggressore dice che non era nel suo stato normale e giura di non ricordare nulla. Il responsabile delle risorse umane dà la colpa allo stress e al troppo carico di lavoro, quindi Vincent non vuole compilare un reclamo e l'incontro si conclude con l'aggressore e Vincent che si stringono la mano. In seguito un altro capo chiede a Vincent di lavorare a distanza, poiché evidentemente qualcosa in lui innervosisce le persone attorno. Prima di andare a casa, Vincent chiede ad un collega di controllare i social media per vedere se ci sono voci negative su di lui, ma non trovano nulla. La sera, Vincent ha un appuntamento al ristorante con la donna che ha conosciuto sull'app. La loro chiacchierata va bene e vanno d'accordo, ma Vincent non può fare a meno di guardare la finestra perché un barbone continua a fissarlo. All'improvviso l'uomo inizia a camminare verso il ristorante, ma quando attraversa la strada viene investito da un'auto. Terrorizzato, Vincent decide di andarsene. Mentre torna a casa, non riesce a smettere di sentire che tutti in strada lo stanno guardando. Così finisce per prendere un taxi. Il giorno dopo, Vincent va a fare un giro e quando si ferma ad un semaforo, nota qualcuno che lo fissa. Spaventato, Vincent ignora il semaforo rosso e si allontana il più velocemente possibile, ma presto l'auto lo insegue. Finisce per cadere, ma almeno questo gli permette di nascondersi fuori la strada e l'auto si allontana senza vederlo. Quando torna a casa, Vincent cerca su internet notizie relative ai misteriosi casi di violenza e trova molti esempi di persone che improvvisamente si dissociano e attaccano chiunque si avvicina a loro. Ci sono anche molti video girati da persone con i loro telefoni di incidenti di questo tipo, che accadono in eventi sportivi e in negozi. Il giorno seguente Vincent si reca da uno psicologo. Purtroppo non crede alla storia e dice a Vincent che potrebbe desiderare qualsiasi tipo di attenzione, provocando la reazione degli altri. Vincent torna a casa ed inizia ad organizzare i dettagli che conosce finora sulla lavagna. Gli attacchi iniziano con il contatto visivo, quindi deve sapere come si fermano. Va sul balcone e saluta il vicino, che all'inizio ricambia il suo saluto con buone maniere. Tuttavia, dopo averlo fissato, il suo volto diventa indifferente e lancia oggetti contro Vincent, che si nasconde immediatamente. Dopo aver aspettato qualche secondo, Vincent si affaccia di nuovo e nota che il vicino è confuso per l'accaduto. Aggiunge che alla fine del contatto visivo pone fine anche all'attacco. Più tardi riceve un pacco con il suo ultimo acquisto, un taser, alcune manette e uno spray. Poi trascorre alcuni momenti ad esercitarsi su come reagire velocemente con il taser. Sentendosi ormai al sicuro, Vincent va a fare una passeggiata tenendo il cappuccio. Quando torna a casa, i bambini dei vicini lo vedono arrivare e lo attaccano improvvisamente. Vincent cerca di respingerli, senza ferirli, ma i ragazzi continuano a provarci e lo mordono. Così Vincent non ha altra scelta che gettarli a terra. In quel momento viene visto dalla madre che gli dà subito dell'abusatore, ma almeno ferma l'attacco e Vincent può correre a nascondersi nell'appartamento. Ben presto tutti gli altri vicini si radunano fuori dalla porta e non gli credono quando dice che i bambini lo hanno attaccato. Spaventato, Vincent mette alcuni mobili contro la porta per impedire a loro di entrare. Quando i vicini finalmente si arrendono e se ne vanno, Vincent raccoglie le sue cose più importanti e se ne va, assicurandosi di non mostrarsi. Prende un taxi per la sua casa d'infanzia, dove scopre che suo padre Jean-Pierre vive con la sua nuova fidanzata. Vincent prende in prestito l'auto del padre e le chiavi della casa di campagna della famiglia, ma quando chiede di passare la notte, Jean-Pierre lo informa che la sua stanza d'infanzia è in fase di ristrutturazione. Le opzioni per Vincent sono il divano o il garage, dove tutte le sue vecchie cose sono in scatole. Capendo che è un terzo incomodo, Vincent decide di andarsene, ma prima si ferma nel garage per prendere alcune delle sue vecchie cose e un martello per difendersi. Dopo qualche ora di guida, Vincent si ferma in un negozio per comprare del cibo. Mangia ad un tavolo nel parco, dove viene improvvisamente avvicinato da un barbone di nome Joaquin e dal suo cane. Pensando di essere aggredito, Vincent cerca di andarsene, ma Joaquin gli chiede di restare e gli promette che è sicuro. Joaquin lo ha osservato mentre comprava il cibo e come evitava di guardare chiunque, quindi capisce che Vincent è come lui. Vincent accetta di condividere il suo cibo, ma Joaquin gli racconta la sua storia. Questa situazione va avanti da 7 mesi e si è aggravata a tal punto che ha dovuto lasciare il suo lavoro di professore
software universitario. Non sa cosa l'abbia causato, ma sa che ci sono altri come loro che chattano su un forum e blog. Joachim gli consiglia quello che usa lui, chiamato The Watchman Blog. Lì discutono delle tecniche per sopravvivere, visto che anche andare in ospedale è pericoloso. In realtà Joachim non è il suo vero nome, ma il nome utente che usa sul forum. Prima di andarsene, lui dice a Vincent di prendere un cane perché non lo attaccherà e potrà avvertirlo di ogni pericolo. In seguito Vincent va alla stazione di servizio e fa il pino cercando di nascondersi dagli altri automobilisti. Purtroppo un uomo parcheggia accanto a lui e lo vede al punto da prendere una pala dal suo veicolo, pronto ad attaccare. Vincent sale immediatamente in macchina e scappa senza pagare. Dopo aver guidato per tutta la notte, Vincent arriva finalmente alla casa di campagna della famiglia e chiude il cancello d'ingresso con una catena. Poi usa il suo computer portatile per trovare il sito web di cui ha parlato Joachim. Ma per lasciare un messaggio deve creare un account. Per farlo, il sito gli chiede di cancellare prima tutti i suoi account sui social media. Senza esitare, Vincent cancella tutti i suoi account e ne crea uno nuovo sul misterioso sito web, usando David17 come nickname. Qualche tempo dopo, Vincent ordina del cibo online e quando arriva il ragazzo delle consegne, gli fa lasciare il pacco vicino al cancello e lo prende solo quando il ragazzo se ne va. In quel momento una vicina lo vede e viene a salutarlo. La donna è gentile, ma il volto della figlia sta lentamente cambiando e lei cerca di afferrarlo, così Vincent si precipita a casa. Poi Vincent si collega di nuovo al sito web e trova il profilo di Joachim. Così iniziano a parlarsi. La volta successiva Vincent va in bagno e scopre che il gabinetto è intasato. Esce a controllare la fossa settica che condivide con il vicino, trovando anch'essa allagata. In quel momento arriva un riparatore chiamato dal vicino e Vincent fa del suo meglio per evitare il contatto visivo, ma sfortunatamente l'uomo reagisce comunque e gli salta addosso. I due iniziano a litigare e dopo una lunga lotta, l'aggressore getta Vincent su un mucchio di cacca per picchiarlo. Vincent fa cadere rapidamente l'uomo. I due si rotolano sulla cacca finché l'uomo non inizia a soffocare Vincent, che riesce a trovare una pietra e la usa per colpire la testa dell'uomo, finché non muore. A quel punto Vincent si lava rapidamente e se ne va con il corpo nel bagagliaio della sua auto. Quando è abbastanza lontano, apre il bagagliaio e scopre che l'uomo è ancora vivo. Vincent si chiede se sia il caso di risparmiarlo, ma l'uomo attacca di nuovo e Vincent lo uccide furiosamente con il martello. Dopo aver gettato via il corpo, torna a casa e si fa una doccia accurata. Trova alcuni tagli sul suo corpo e ricuccia anche quelli. Il giorno seguente Vincent va al canile per scegliere un animale domestico. Tutti i cani abbaiono, tranne uno che gli sorride. Così Vincent lo adotta e lo chiama Sultan. I due vanno in spiaggia e giocano insieme, ma presto arriva una famiglia che inizia a camminare verso Vincent. Sultan abbaia subito per avvertirlo e scappano insieme. A casa, Vincent scatta una foto con Sultan e il taser per poi inviarla a Joachim. Una sera, si reca in un fast food e ordina con il telefono, chiedendo che gli venga portato perché è disabile. È Margot a portare l'ordinazione e si accorge che la carne è cruda e per Sultan, quindi chiama Vincent Dolce. Quando lei chiede quale sia la disabilità di Vincent, lui confessa di aver mentito, ma Margot non dispiace perché le piace avere una scusa per prendersi una pausa dai clienti all'interno. Più tardi a casa, Vincent cerca il profilo di Margot e inizia a prendersi una cotta. Il giorno dopo inizia a fare esercizio fisico e a guardare video di autodifesa. Quando sente il vicino parlare ad alta voce, guarda dalla finestra e trova la madre che rimprovera la figlia per essere diventata violenta. Ben presto le persone del forum iniziano a parlare di barricarsi in casa o addirittura di fuggire in montagna. Per il momento Vincent sceglie di coprire tutte le finestre. Chiede anche a Joachim se ha mai incontrato qualcuno, così Joachim confessa di essere sposato e di aver dovuto lasciare la moglie. Gli manca molto, ma combatte sempre con l'impulso di andare a trovarla. La sera, Vincent esce in macchina e trova la strada bloccata dalla polizia. Fa del suo meglio per evitare il contatto visivo mentre un agente spiega la situazione e gli dice di prendere un'altra strada. Fortunatamente Vincent riesce ad allontanarsi senza problemi. In seguito si reca al fast food e Margot gli porta di nuovo il cibo. In quel momento arrivano due motociclisti al ristorante, così Margot, spaventata, sale sull'auto di Vincent e gli chiede di allontanarsi. Per ringraziare Vincent, Margot gli dice di fermarsi in un bar per offrirgli una birra. Mentre bevono insieme, arrivano i motociclisti che chiedono a Margot i soldi che deve a loro. Quando vendono Vincent, uno dei due si blocca e Sultan inizia ad abbaiare, così Vincent usa il taser per stenderlo. Poi l'altro delinquente cerca di colpire Vincent, ma lui lo colpisce per primo e si precipita a salire in macchina con Margot per fuggire. Improvvisamente Sultan inizia a ringhiare e Margot salta addosso a Vincent per attaccarlo. Vincent fa del suo meglio per spingerla via mentre continua a guidare in modo piuttosto maldestro e dopo alcuni colpi riesce a mettere Margot fuori combattimento e appena in tempo per evitare di schiantarsi. Qualche istante dopo Margot si risveglia in una stanza della casa di Vincent e trova la porta chiusa a chiave. Fuori dalla stanza Vincent le chiede di chiudere gli occhi, poi la guida fuori e la porta alla sua auto dove la manetta. Alla fine arrivano al supermercato e Vincent scende dall'auto per avvicinarsi ad un uomo lì vicino, ma il ragazzo è stranito e si allontana con il suo veicolo.
Poi Vincent entra nel supermercato e Margot è sorpresa di sentire Sultan ringhiare. In quel momento Vincent corre fuori mentre decine di persone lo inseguono e gli lanciano oggetti. Riesce a salire in macchina prima di essere catturato, ma la folla circonda il veicolo e rompe anche un finestrino. Vincent li fa spostare mettendo in moto l'auto e il gruppo riesce a fuggire sano e salvo. Margot capisce finalmente cosa le è successo ieri sera e crede alla sua storia. Poco dopo arrivano a casa di Margot, che si rivela essere una barca. Condividono bevande e cibo e dopo aver chiacchierato per un po' finiscono per baciarsi. Le cose degenerano rapidamente e decidono di fare i cattivi, il che è piuttosto scomodo e imbarazzante perché continuano ad ammanettare una delle mani di Margot a varie superfici in caso di un attacco. Quando hanno finito è ormai notte e Margot ha voglia di fumare. Vincent esce a prenderla in macchina e riceve una telefonata da Joaquin, che gli annuncia di essere guarito. Non sa come e perché, ma nessuno lo attacca più. Joaquin augura buona fortuna a Vincent e riattacca prima di andare a rivedere finalmente sua moglie. In seguito Vincent e Margot condividono alcuni spinelli e si addormentano insieme. Nel cuore della notte Vincent si sveglia quando sente il Sultan ringhiare e trova Margot che lo attacca. Così la colpisce per farla cadere e correre fuori. Pochi minuti dopo Margot lo chiama, ma non lo biasima per essersi difeso. Mentre Vincent si prende cura delle ferite che le ha procurato, Margot si chiede se la loro relazione possa funzionare. Improvvisamente Sultan inizia ad abbaiare e sentono una voce, che Margot riconosce come quella del proprietario di una barca vicina. Ben presto si sentono ancora più voci e il gruppo decide di andarsene. Tornano in città e rimangono scioccati nel vedere un incendio che ha invaso una casa e i suoi dintorni. Quando guardano più da vicino, trovano con orrore un corpo che Vincent riconosce come quello del suo vicino. Poi girano intorno alla casa per entrare in casa di Vincent dalla porta sul retro, evitando il fuoco, solo per trovare Jean-Pierre con l'arma spianata. Il suo volto presenta ferite multiple e spiega che un gruppo di persone violente ha ucciso la sua ragazza. Il racconto della storia lo fa crollare e Vincent riesce a fargli gettare l'arma prima di abbracciarlo per confortarlo. In seguito Jean-Pierre e Margot vanno a dormire, mentre Vincent controlla un messaggio di Joaquin. Dice che le cose non sono andate bene con la moglie e questo ha distrutto la sua anima, quindi scrive per dire addio prima di suicidarsi. Lascia anche una mappa con le coordinate di tutti i rifugi organizzati dal loro sito web. Devastato, Vincent prova a chiamarlo, ma Joaquin non risponde, il che significa che è morto. Al mattino il gruppo parte in macchina e si dirige verso il rifugio, tenendo le mani di Margot e Jean-Pierre legate alle porte. Durante il viaggio, sentono il notiziario alla radio che parla di un'ondata di violenza che si sta diffondendo nel paese e il ministro che consiglia a tutti di non lasciare le proprie case. Alla fine trovano la strada bloccata da un gruppo di auto perché tutti cercano di fuggire e Vincent non può tornare indietro perché le auto appaiono anche dietro di lui. La rabbia della gente cresce di passo in passo e presto tutti litigano per strada. Jean-Pierre vuole vendicarsi della sua ragazza, quindi si slega la mano e si unisce alla rissa. Vincent lo insegue per salvarlo e mentre corre trova molte persone che si uccidono a vicenda nei modi più brutali. Quando finalmente trovano suo padre, Vincent vede lo sguardo vuoto e si prepara a difendersi, ma Jean-Pierre attacca una donna e la uccide. Sultan appare accanto a Vincent ma non emette alcun suono, il che fa capire a Vincent che nessuno lo attacca più. Altre persone riempiono l'aria e Vincent le spinge via, ma non riesce a trovare suo padre. Nel frattempo Margot deve assistere all'uccisione di una persona sul cofano dell'auto. In quel momento trova la chiave delle manette e si libera per inseguire Vincent, che si rifiuta di andarsene senza Jean-Pierre. Margot fa notare che se restano verranno uccisi, così i due scappano dalla strada principale e prendono un sentiero nella foresta. Dopo qualche ora di cammino, il volto di Vincent si oscura improvvisamente e aggredisce Margot. Mentre la soffoca, lei lotta contro di lui e riesce a coprirgli gli occhi, facendolo smettere. Vincent si sente in colpa e lascia che Margot gli bendi gli occhi per poi continuare a camminare. Quando raggiungono la città, sui tetti ci sono dei cecchini che sparano in aria per spaventarli. Mentre corrono lungo la strada, Margot vede un'auto abbandonata, così butta fuori il corpo del conducente e prende il veicolo per tornare al fiume. Toglie la benda e bacia Vincent prima di tornare alla sua barca. Dopo averci pensato per qualche secondo, Vincent e Sultan la raggiungono e salpano insieme. Margot benda Vincent e gli ammanetta la mano per sicurezza, ma lo abbraccia anche promettendo di iniziare una nuova vita insieme. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.